Abbiamo già visto it's o'clock in punto, a quarter past e un quarto, half past e mezza, a quarter to meno un quarto e poi tutti i minuti. Ci dobbiamo ricordare che in inglese prima mettiamo quanti minuti sono passati dall'ora o quanti ne mancano all'ora successiva e poi mettiamo l'ora di riferimento. Per chiedere che ore sono posso dire what time is it? Oppure what's the time? Vanno benissimo entrambe, ma non le devo mischiare, quindi sbagliato sarà what's the time is it? Oppure what's time is it? Risposta: it's e poi l'orario che desidero mettere. Ci sono due orari speciali, it's midday e mezzogiorno, it's midnight e mezzanotte, mid, mezzo, day, giorno, mid, mezza, night, notte. Midday e midnight vanno sempre con la M maiuscola. Va benissimo anche dire it's 12 o'clock, ma se voglio specificare la giornata o la nottata, allora vado su midday e midnight. Non si può dire it's midnight o'clock, it's midday o'clock. L'ora inglese non ha 24 ore, ma ne ha solo 12, quindi da mezzanotte fino a mezzogiorno, da mezzogiorno fino a mezzanotte. Con un AM oppure un PM. Per esempio, sono le 3 del mattino, it's 3 AM. Sono le 5 del mattino, it's 5 AM. Sono le 7 e mezza, it's half past 7 AM. Sono le 8 e 10, it's 10 past 8 AM. Sono le 11, it's 11 AM. Oppure, sono le 2 del pomeriggio, it's 2 PM, sono le 15, it's 3 PM, sono le 16, it's 4 PM. E andando avanti nella giornata, sono le 18, it's 6 PM, sono le 19:15, it's quarter past 7 PM, sono le 22, it's 10 PM. Non dirò 14, ma 2 PM, non dirò 19, ma 7 PM, non dirò 23, ma 11 PM. Ed ecco qualche esempio. Sono le 11, it's 11 o'clock a.m. Sono le 13, it's 1 p.m. Sono le 21, it's 9 p.m., non 21. Sono le 23 o 11 di sera, it's 11 p.m. Sono le 2, it's 2 a.m., le 2 di notte. Sono le 14, cioè le 2 del pomeriggio, it's 2 p.m.